Buona giornata a tutti, chi Ciao a parla Claudio tutti. Simeoni, prova a parlare Francesco, vediamo un attimo. Bene, ci risentiamo dopo Ok. un po' e come sempre ho Perfetto. dimenticato una cosa. Hai dimenticato una cosa? Benissimo, intanto parlerò del rito. Intanto vi ricordo che sabato abbiamo tenuto il rito sul giorno pagano della memoria, è un rito con fuoco sacro che abbiamo acceso ad Jesolo come rappresentazione della riaccensione dei fuochi, riaccensione della conoscenza, della consapevolezza delle antiche religioni pagane e politeiste che riaccendiamo dopo che Teodosio nel 392 aveva spento il fuoco sacro di Vesta. Bene, niente, il rito è andato bene, è andato perfetto, diciamo così, non ho avuto nessuna sbavatura, ci sono sempre stati passaggi in mezzo al fuoco e abbiamo celebrato il giorno pagano della memoria. Una comunicazione di servizio, invece, ho eliminato tutti i siti che avevo su Collegio dei Sali e Pagano.it su Yahoo e ho aperto un nuovo sito che comprende sia esattamente quei siti, salvo alcune cose che devo ancora sistemare, ma sono poche cose, e anche un nuovo percorso di stregoneria. Praticamente il sito si chiama www.stregoneriapagana.it. E praticamente ha in sé tutti quelli che sono i siti di Collegio dei Sali e di Pagano.it che erano su Yahoo e in più dei nuovi percorsi che un po' alla volta apriremo. Ci sono alcune paginette, insomma, niente di trascendentale per il momento perché il lavoraccio grosso è stato il lavoro di trasferimento. Se aprite la prima pagina di www.stregoneriapagana.it vedete immagini di piccoli filmati che abbiamo fatto. E relativi ai riti che teniamo presso il bosco sacro di Jesolo, passaggi in mezzo al fuoco e il fuoco come conoscenza. Sotto ci sono due citazioni, una della Bibbia di Ezechiele che sputtana le antiche religioni, sputtana i pagani, offende i pagani, e un'altra citazione dagli oracoli caldaici. Poi trovate delle altre immagini con relativi link che vi portano ad altri posti. Il sito è www.stregoneriapagana.it. Va bene, Francesco, detto Sì, questo. beh, del rito avevi già parlato, ha già Sì. accennato, come avevamo annunciato appunto già dallo scorso anno che abbiamo preso la decisione di istituire questo giorno. Il primo giorno è stato celebrato, il fuoco è stato riacceso, è stato anche utilizzato per la prima volta il braciere e Sì, appunto. e poi è stato anche estremamente suggestivo e farò vedere, metterò le immagini del braciere che in realtà il braciere è perfetto, cioè ha funzionato veramente in maniera egregia e meravigliosa, dando anche l'idea della riaccensione del fuoco. Comunque c'erano tre filmati, sono stati fatti, tre individui hanno fatto immagini, per cui ne avremo ad UFA, anche se purtroppo i tempi sono abbastanza lunghi da mettere. Fate conto che il filmato sulla conferenza della Rangoni che Alessandro aveva già caricato in internet, sono riuscito a mettere il link soltanto ieri. Fra una cosa e l'altra ero completamente fuori di testa, Francesco. 260 pagine. Alessandro ha già caricato il Già video. caricato e io sulla pagina in Dove su conferenza, Google? Su dove l'hai messo? credo che l'abbia caricato su Google. Io sulla conferenza della Rangoni, saunara.html, cioè www.federazionepagana.it/saunara.html, dove ci sono delle fotografie, ho messo anche il link al video. Sono un video di pochi minuti, però è sufficiente, insomma, sia per vedere Francesco la presentazione, sia un pezzetto di Ettore. E un pezzetto di Pierfavero. Pier Favaro e la Laura Rangoni, insomma, non c'è tantissimo, anche perché non è che si può caricare, sai, spazio infinito, spazio limitato, insomma. Com'è spazio infinito? È infinito lo spazio? È limitato, d'altronde, dove alziamo sempre che Franco e carica tutti gli archivi della In questo caso è trasmissione. stato Alessandro e Ferdinando che hanno fatto il Sì. filmato, eh. E beh, comunque diciamo, vabbè, sì, Google come MySpace, come YouTube hanno il limite.
limite dei 100 megabyte o dei 10 minuti, però i nostri server sono abbastanza potenti, i nostri siti hanno abbastanza spazio e questo si può caricare quasi tutto, si può anche frammentare sul discorso esempio anche di come hanno fatto per la festa dei Veneti, che hanno frammentato in varie parti e hanno appunto caricato il filmato della manifestazione. C'è una cosa da dire, Franco ha caricato tutto il 2002, per cui tutte le trasmissioni radiofoniche fatte da Radio Gamma nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, per cui 5 anni e qualcosa, sono state caricate tutte in internet, in archivio. E sono a disposizione. Non solo sono state messe in archivio, sono a disposizione data per data, ma anche per argomenti, perché Franco fa anche una piccola scheda degli argomenti trattati all'interno di quella trasmissione, per cui anche i vari argomenti potete trattarli. E vedremo... con un lavoro più grosso che ho messo addirittura i minuti precisi in cui inizia l'argomento. Sì. Esatto, è una roba spaventosa, cioè soltanto un mostro geniale come lui può fare. Sì, perché se uno diceva in questa trasmissione si parla di, vabbè, uno diceva se è ascoltata, ma mettere anche i secondi, se ai 23 minuti si parla di questa cosa, ai 50 minuti si parla di quell'altro, significa che il lavoro tecnico è stato veramente enorme, enorme, veramente titanico. E naturalmente oltre a questo ricordiamo che Franco è quello che ci prepara anche la legna per i riti, perché grazie a lui se la legna è pronta, cioè grazie al suo lavoro, alla sua fatica, ed è il flamine del bosco sacro, non lo ringrazieremo mai abbastanza. Sì, Francesco, vai con le presentazioni. Beh, io devo partiamo dal futuro per poi tornare al presente. Allora, giovedì 8 marzo sarà a Monte Corto Terme il pub Imbolc in via Aureliana alle ore 21, il solito incontro dei vicari pagani del Veneto. Sapete, l'incontro, diciamo, che non è schematizzato, è un locale pubblico in cui le persone si possono incontrare, si possono discutere, possono scambiarsi le informazioni e possono avere notizie. Perciò appunto questo è l'appuntamento per giovedì 8. Io invece appunto voglio augurare buon anno a tutti quanti, visto che appunto per la tradizione veneta il primo marzo, come in molte altre tradizioni, c'è l'inizio dell'anno, e voglio ricordare appunto una festività che quest'anno io non ho avuto tempo, perché impegnato in altre cose, di seguire se ci sono stati eventi. So che ci sono stati 3-4 eventi in provincia di Padova, organizzati dalle proloco dei comuni, e bisogna ringraziare questi comuni che sono stati attenti alle tradizioni nostre, che si chiama appunto, dipende dalla zona, c'è Marmarzo, Battermarzo, Brusarmarzo. E appunto è una festività antichissima, dice appunto un autore, secondo la tradizione veneta la festa del Capodanno del primo marzo non dura soltanto un giorno, gli auguri si fanno negli ultimi 3 giorni di febbraio, cioè negli ultimi giorni dell'anno, e si va avanti fino al 9° giorno di marzo. Batter marzo o brusar marzo o chiamar marzo significa risvegliare l'anno nuovo, la vita tormentata, perché si ridesti. Che poi c'è la stessa tradizione a Roma, dove c'era Mamurio che veniva cacciato dalla città. Praticamente Mamurio non era altro che l'anno vecchio, che finiva e veniva cacciato via per fare spazio al nuovo. Cioè queste tradizioni ci sono sempre state in tutti i popoli italici. Ecco, allora cosa è successo? Visto che quest'anno, almeno da quello che mi è giunto, le proloqui comuni non sono stati così veloci, così numerosi a organizzare questo, degli amici all'ultimo momento mi hanno avvisato anche tardi, difatti la notizia l'abbiamo trovato via tramite il servizio di urgenza di SMS, di informare alcune persone che la cosa c'era. Questa mattina alle 6.35, spesso con buona volontà, facendo una bella levataccia, e hanno celebrato il Batter Marzo dal punto di vista, diciamo, pagano, in un certo senso, cioè nel senso non soltanto come folklore, come festività così, come retaggio, ma quello di significato. L'hanno fatto appunto sui colli euganei. E più tardi avremo in trasmissione che si farà una piccola relazione di questo rito che si è svolto appunto per risvegliare la natura, per entrare in sintonia, perché praticamente ricordiamo sempre, noi il 24 di febbraio abbiamo fatto il giorno della memoria per ricordare chi ha combattuto fino adesso e anche per continuare, chi ancora continuerà a combattere contro la follia del monoteismo, di tutti i monoteismi. E logicamente però non è solo una battaglia di contro un qualcosa o di difesa, ma c'è anche un ricordare, un far ritornare, un far riemergere quello che è nostro. E di conseguenza, in questo senso, il rituale fatto questa mattina, proprio all'alba, si è scelto invece di farlo normalmente, veniva fatto la sera, cioè la sera del 28 si faceva un corteo rumoroso, facendo il più baccano possibile, proprio perché l'intento del rumore era quello di risvegliare la natura. Si è scelto l'alba perché era più significativa, più evocativa, logicamente. Un orario così mattiniero ha impedito un po' alle persone di partecipare, però è ben riuscito, ho sentito già che la cosa è andata bene, c'è la ripromessa di organizzarlo anche per l'anno prossimo, in maniera
più articolata, meglio organizzata, possibilità di informare prima. D'altronde è stato organizzato in pochissimi giorni, io ne ho avuto notizia soltanto ieri, però non ho potuto parteciparvi, e bisogna ringraziare le persone che si sono impegnate per realizzare questo, e più tardi sentiremo qualcuno. Ma che la nostra sensibilità verso la natura non sia soltanto, diciamo, nostra, ma che vada anche in altri ambiti, posso parlare di alcuni libri? Certo. Allora, io devo ringraziare un nostro ascoltatore, sempre del libro, che è Ivano, che me l'ha segnato, a me mi era sfuggito, comunque è il più bel libro sulle ninfe che io abbia letto fino adesso. È di Susanna Amati, si chiama Ninfe in labirinto, Epifanie di una divinità in fuga. È pubblicato da Moretti Vitali. E Susanna Amati è una docente di estetica che insegna allo IUOV di Venezia. Ma Lefei fa un testo che veramente meriterebbe di leggerlo tutto. Ci sono dei capitoli, ad esempio c'è un capitolo sul come catturare una ninfa che veramente meriterebbe di essere letto tutto. E ci sono pochi capitoli, ma sono densi e bellissimi. C'è, ad esempio, si parla della ninfa antica o la filosofia della ninfa, dello svanimento e memorie ninfali, apex e tracollo della ninfa, ninfa in labirinto, Arianna, e poi c'è appunto una miscellanea ninfale contemporanea che parla della ninfa. La roba molto bella è che logicamente non viene vista soltanto dal punto di vista puramente accademico o intellettuale. Non la ninfa non viene collocata solo all'interno di una mitologia che si studia come una cosa lontana. Eppure, essendo appunto questa una docente che insegna, vi leggo una frase che vi fa comprendere di come si devono essere attenti e di come la ninfa sia ancora presente, come agisca e come si possa ancora rintracciare. E noi dicevamo battere marzo serve per richiamare la natura, serve per risvegliarla, serve entrare in sintonia con lei, e questo viene fatto come folklore, come qualcosa. Quest'anno si è aggiunta la possibilità di farlo anche con un intento un attimino diverso, visione del mondo. Ma scrive in questo bel libro Susanna Amati, dice, fa, che tra l'altro insegna a Venezia, perciò pur non essendo veneziana, la ninfa si sente sempre sola, si erge come uno di quei vasti alberi ammirevoli, ermetici, superstiti in mezzo al campo sconfinato in una zona industriale, o come sparuto alberello, spuntato a forza tra le pietre di un campo veneziano. Anzi, se ne incontrate uno, bussa, la ninfa ha bisogno di te. E questo è un modo molto bello, perché a parte le citazioni antiche, a parte il racconto dei miti, l'autrice, che insegna appunto estetica alla facoltà di design delle arti di Venezia, dice chiaramente la ninfa è presente. E anzi, moltissime delle cose, una di questa frase è presa da un capitolo che si chiama Catturare una ninfa, che dice logicamente non la cattura nel senso della caccia, ma nel senso proprio della capacità di seduzione, di saperla avvicinare, di rendersela amica. E dice chiaramente, e io lo invito a farlo, dice, quando trovate questo alberetto sparuto, anzi se ne incontrate uno, bussa, la ninfa ha bisogno di te. Ed è questo un legame che dall'ambito universitario all'ambito accademico si fa a chi fa celebrare marzo, chi va a battere marzo. Cioè, come vedete, esiste una realtà culturale, esiste una realtà anche in ambito altro rispetto a chi ascolta questa radio o chi è vicino al paganesimo, che si comprende che queste entità sono ancora presenti. Io consiglio qualcuno che vuole studiare, avvicinarsi al discorso delle ninfe, a comprendere le ninfe, di leggere questo libro, perché veramente merita. Susanna Amati, Ninfe in labirinto, Epifanie di una divinità in fuga. E ci sono delle chiavi di lettura, di comprensione del mito, del significato, dell'importanza del mito, della presenza della ninfa nella società, che sono veramente belle. E soprattutto anche perché queste non sono puramente invenzioni, anche se fossero invenzioni, sono invenzioni belle, c'è tutta la base, il discorso proprio etimologico e mitologico concreto che viene utilizzato come base per cui partire nella contemporaneità. Aggiungo un'altra cosa, sempre veneta, è un libro che sto leggendo che offre parecchi spunti. La visione con cui si affrontano le cose è una visione appunto che deriva un attimino dalla visione della psicologia di James Silman, però dà un'importanza, ed è un'autrice padovana che si chiama Elisabetta Gesmundo, si chiama La testa di Orfeo. Il libro sarebbe uno dei tanti su Orfeo, ma dice Miti e politeismo psicosomatico. È diviso in capitoli in cui si parla di varie ninfe e di varie realtà. Per darvi soltanto una comprensione di questo bel libro, di questa autrice padovana, che dà parecchie
indicazioni e parecchie utilità. Lei non dà dei titoli ai capitoli, ma usa nomi di divinità. E dice scrivere a Itaca, dal mito al fare del mito, un sapere politeistico, la testa di Orfeo, e poi comincia con le divinità: Estia, Sibilla, Nemesi, Memosine, Minotauro, Argo, Maia, Persefone, Pavo, Efesto, una statua, Epitemo, Mida, Medea, Ifigenia, Fedra, Sissifo, Olimpo, tra cielo e terra gli dèi. La cosa significativa è che in questo ogni capitolo c'è una parte, diciamo, poetica, c'è una parte di racconto, una parte che può sembrare romanzata, e c'è una parte appunto di studio concreto. Ed è un bel libretto anche questo sulla presenza e sull'attività degli dèi in epoca contemporanea. Visto che le autrici sono bene o male, una perché è trasferita nel Veneto, l'altra perché è veneta, comunque come si vede che il Veneto cominciano in ambiti anche universitari, per questa qua, una è una docente, un'altra è un medico. C'è un risveglio nel mondo culturale, non solo per quanto riguarda la cultura antica, no? C'è la cultura classica, ma la cultura classica come trasporto emotivo, come descrizione dei sentimenti delle persone, ed è un passaggio ulteriore verso la costruzione della religione pagana politeista, perché non dimentichiamoci che la costruzione di una religione come quella del paganesimo avviene all'interno dell'orrore cristiano, e naturalmente l'orrore cristiano che si sbriciola costruisce vari modi di vedere le cose, di vedere la vita nelle persone, e a mano che si sbriciola naturalmente, e poi le persone vanno a uniformare la loro visione, vanno a coordinarla, vanno a percepire tutte le infinite sfaccettature che ha la visione della vita che è proprio del paganesimo, per cui chiaramente abbiamo un sorgere di cose di queste. Ma ti dico, lo stesso articolo di Galimberti che ho dalla Repubblica va a sottolineare la differenza che c'è fra l'uomo pagano, cioè l'uomo delle società antiche, no? In relazione alla polis, alla città, e il cristianesimo che separa l'uomo dalla città, e fa parte un po' del dibattito che sta avvenendo. Sì, beh, io voglio, ad esempio, per dare un autore ad esempio di questa cosa, della testa di Orfeo, di questo libro, il fatto, ad esempio, di una sola frase parla, ad esempio, del racconto di Pigmalione. E parla della statua, dice: ora, così lontana da occhi indiscreti e desiderati, abbandonata anche dal mio artefice, giaccio stesa in un fianchi, un anonimo giardino incolto. E logicamente è bello pensare proprio, come diceva la Matti, la ninfa è in fuga, eternamente in fuga, e qui dice che c'è questa statua creata, questa divinità creata dall'uomo appunto nel racconto di Pigmalione, che dice che in questo momento giace in un giardino incolto, ma significa che sa di essere abbandonata, ma sa che qualcuno la può ancora rincontrare, e questo giardino incolto potremmo leggerlo nel senso letterale del giardino, ma anche del nostro animo che è incolto perché non coltivato, perché abbandonato dalla follia di dover seguire il monoteismo. Bene, Francesco. Dimmi tutto. Tu che sei stato afflitto dal lavoro in maniera così pesante. Sono usciti un paio di articoli sulla Repubblica, abbastanza, diciamo così, non strani, ma divertenti. Nel senso che la Chiesa Cattolica sta processando due bestsellers e due autori di bestsellers, fra i quali il Codice da Vinci e quello, l'inchiesta su Gesù di Augias. Li sta processando perché sono libri di successo che stanno mettendo in crisi, stanno mettendo in dubbio quelle che sono alcune delle verità della Chiesa Cattolica. Il problema veramente grosso, a parte il fatto che alcuni temi li abbiamo già ripresi noi ancora 10 anni fa, insomma, per cui, però è che l'approccio di Augias e l'approccio del Codice da Vinci sono sempre approcci cristiani, cioè nel senso che danno una lettura diversa di quella che è la figura del pazzo di Nazareth. Cioè, cosa dice in pratica la Chiesa Cattolica? La Chiesa Cattolica dice che non potete separare il Cristo storico dal Cristo della fede. Cosa significa questo? Significa che, dice la Chiesa Cattolica, a me non me ne frega niente che sia esistito o non esistito il pazzo di Nazareth. Quello che mi interessa
sono i Vangeli. Dopodiché, per noi, siccome i Vangeli sono storici, ergo per fede affermiamo che il protagonista di quei Vangeli è un soggetto storico. Differenza invece di Augias e differenza di Codice da Vinci, che vanno alla ricerca di una diversa figura di Gesù. Sì. Dove Augias praticamente incontra un Gesù omosessuale, cioè lui parla dell'omosessualità degli apostoli, mentre invece il Codice da Vinci trova un Gesù che si è sposato con la storia di Maddalena e con tutto quello che ne va dietro. Noi come pagani non è che ce ne frega niente della ricerca storica di Augias o del Codice da Vinci, cioè ci fa piacere magari vederci qualche film o ci fa piacere assistere a un po' a queste diatribe. Cioè noi prendiamo per buono ciò che dice la Chiesa. Perché? Perché per la Chiesa Cattolica Augias e l'autore del Codice da Vinci sono degli eretici, degli eretici che andrebbero bruciati. Noi invece prendiamo per buono ciò che dice la Chiesa Cattolica, cioè i Vangeli della Chiesa Cattolica, i Vangeli dei cristiani, e li descriviamo nella loro funzione di distruzione sociale. Perché? Perché noi non siamo cristiani, cioè noi siamo pagani politeisti, quelli che la Chiesa Cattolica e gli ebrei hanno massacrato nel corso della storia. Per cui è altro da noi, cioè per noi i Vangeli sono il male, cioè sono come distruggere, come manipolare la testa delle persone. E esiste un movimento nella società civile che va verso la nostra visione, ma per arrivare alla nostra visione deve prima attraversare tutte le altre, ed è un processo culturale che è lunghissimo. Però se voi vi leggete un attimino tipo quello che dice Augias, no? Che mette in discussione la parabola dei talenti, che mette in discussione la resurrezione, non sono altro che le stesse cose che vi abbiamo detto noi 10 anni fa, solo che Augias si ferma alla parabola dei talenti. Se lui fosse andato a leggersi anche la parabola delle mine di Luca, avrebbe trovato che in effetti sto pezzo di merda che è Gesù di Nazareth ordina di scandare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Se lui si ferma ai talenti, no? In realtà bisogna vedere anche tutti gli altri messaggi. Oppure il pazzo di Nazareth che ordina di vendere la borsa e di comprare una spada, cioè sono ordini, e questi vengono un po' lasciati un po' stare, insomma. E sai, d'altronde non si può arrivare per loro, cioè perché chi ha un potere così forte ha un nome, non si può cercare di essere radicale, perché di fronte alla mostruosità, alla criminalità della figura di Cristo, difficilmente dopo c'è elemento di dare una possibilità all'avversario. Una volta che tu a un cristiano monoteista dici che l'immagine di Gesù è un'immagine mostruosa e che la sua predicazione, al di là che sia un personaggio storico inventato, e quello che dice è una mostruosità ed è violenza, imposizione, perversione, cattiveria, a questo punto un monoteista non ha neanche più la possibilità di fare i salti mortali come teologo per cercare di trovare una giustificazione, perché chiaramente demolisci completamente questo meccanismo criminale che è la figura di Cristo. E Augias non si può ancora permettere di dire questo, insomma, anche perché tiene conto che, sai, l'immagine di Cristo è l'immagine che fa da zavorra a molti intellettuali per liberarsene, perché noi le diciamo sempre, un anticlericale può essere accettato dalla Chiesa Cattolica, però uno che demolisce il suo fondamento, la sua base di sopravvivenza, la sua possibilità di fregare altre persone e di veramente di renderle schiave è l'immagine di Cristo, perché, sai, da bambino il Gesù ha sofferto per te, il Gesù è buono, devi voler bene a Gesù. E sai, quando i bambini cerchi di educarli in questa maniera è un po' difficile, soprattutto quando i genitori sono quelli che vanno a accreditare questa panzana di un Gesù buono, insomma. In effetti sono sotto processi questi due libri, non tanto perché sono dei best sellers, ma perché creano una visione diversa da quella che spazia la Chiesa Cattolica, nel senso che Gesù che scopa con la Maddalena non è accettabile dalla Chiesa Cattolica, perché mette in discussione il fondamento di Paolo di Tarso, secondo cui è un dono di Dio essere impotenti, perché ricordo che Paolo di Tarso era impotente. Affermare che gli apostoli erano omosessuali mette in discussione un altro principio fondamentale della Chiesa Cattolica con quello che sta avvenendo adesso, cioè hanno altre, mettono effettivamente
mette in discussione alcuni aspetti, sì, della figura del pazzo di Nazareth, per cui chiaramente la Chiesa Cattolica li se avesse potuto avrebbe preso Augias e Don Brown li avrebbe bruciati vivi, diciamocelo chiaramente, insomma, sì, la faccenda, se potessero sarebbe il loro desiderio, perché il peccatore proprio va sempre colpito, il peccatore va sempre riportato all'ovile e di conseguenza la violenza è insita nel fatto di pensare all'altro peccatore. Esatto, anche perché ricordiamoci che se l'unica cosa reale sono i Vangeli e per fede si crede che sia esistito un pazzo, cioè un uomo che effettivamente sia descritto dai Vangeli, lo si crede per fede perché non esiste nessuna prova che è esistita. Ma allora c'è sempre qualcuno che ti costruisce le prove, sì, e infatti a Hollywood scopre la tomba di Gesù, documentario scoop di Cameron, archeologi e cristiani sono solo speculazioni. Cioè in pratica questo Cameron ha messo insieme tutta una serie di ricerche di scavi che dimostrano l'esistenza di Gesù. Se vuoi anche l'intervista del caposcavi te la leggo, Francesco. Sì, 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 sì. Naturalmente questo ha un po' indignato gli accademici e dicono, parla Amos Cloner, supervisore dei lavori al sito di Talpi Yacht, ho trovato le stesse indicazioni su almeno 71 sepolture. Yeshua, Maria, su quegli ossari nomi comuni. Dal nostro inviato a Gerusalemme, Amos Cloner, era sovrintendente alle antichità e supervisore dei lavori al sito di Talpi Yacht ai tempi degli scavi. Oggi è docente di archeologia all'università di Bar Ilam e non ha molti dubbi. Professore, chiede l'intervistatore, secondo lei c'è una qualche possibilità che quei resti siano di Gesù o dei suoi familiari? No, non hanno niente a che vedere con la famiglia di Gesù. James Cameron e il suo collega sembrano assolutamente sicuri stando a quello che hanno dichiarato. Come mai? Guardi, io ho collaborato alla realizzazione del documentario e già da tempo li avevo informati delle mie convinzioni. Non l'hanno ascoltata? E perché secondo lei? Forse vogliono solo porre un interrogativo o forse vogliono credere che la storia sia vera, credere che la storia sia vera, ma non lo è, oppure pensano al lancio pubblicitario. Ma su quali elementi basano la loro certezza? Sui nomi, quelli scritti esternamente agli ossari, ma io l'ho ripetuto più volte, in quell'epoca, 2000 anni fa, nomi come Yosua, Yosef erano assolutamente comuni. Yesua, l'ho scritto già in un articolo accademico apparso nel 1996, è probabilmente una variazione del greco aramaico Yehoshua. Ho ritrovato il nome Gesua almeno 71 volte in diverse sepolture e altrettanto comuni erano gli altri nomi, Joseph e Maria. E Giuda, che secondo i registi sarebbe il figlio di Gesù? Cioè, notate bene che a un certo punto dopo la Chiesa Cattolica dovrà fargli guerra, perché se Gesù scopava e aveva un figlio e questi sostengono questo, sarà un altro rogo. Anche questo era un nome molto diffuso. L'ipotesi che fosse il nome di un figlio di Gesù non è basata su nulla. Lei ha seguito gli scavi dall'inizio? Ero sovrintendente all'epoca, cioè diretto superiore di Joseph Gatt, che dirigeva materialmente gli scavi e oggi non è più fra noi. Insomma, la sua opinione avrebbe dovuto far esitare i due cineastri. Non hanno pensato che lei li avrebbe contestati, avrebbe contestato la loro attribuzione? Dice questo personaggio, questo accademico, vorrei chiarire questo, io non ho niente contro questo film, non tocca a me discuterlo, io faccio un altro lavoro, io sono un accademico. Se fosse pubblicato uno studio eseguito secondo le regole della materia potrei contestarlo, ma non sono io a dover contestare un'opera di fantasia, letterale, La Repubblica del 24 febbraio 2007, un'opera di fantasia. Allora, si crede per fede, si costruiscono delle prove di fantasia, si agisce sulla manipolazione mentale perché forse qualcosa c'è di vero e si alimenta la fede. Sì, beh, poi d'altronde questa fede è sempre basata sull'ipotesi, sulla possibilità, sul possibile, ma poi dobbiamo anche sapere che nei primi anni i monoteisti hanno fatto di tutto per cancellare la storia loro fatta dagli altri, perché ricordiamo che opere come Discorso di Verità e il discorso contro i cristiani sono completamente scomparsi, sono sopravvissute le parti che erano contestabili o criticabili, ma dal punto di vista proprio storico il monoteismo, il cristianesimo ha fatto di tutto per cancellare il suo passato e per cercare di essere
a posteriori di costruirsi una storia, cioè non c'è nulla che dimostri questo. E poi effettivamente è un problema secondario, perché la cosa fondamentale è sempre l'idea o la visione del mondo che qualcuno propina. Se il monoteismo porta a una certa visione del mondo, non ci dobbiamo porre il problema se questo Dio esista, ma vediamo un attimino quali sono i metodi, i consigli, le pratiche che ci dà. E questo ci dice moltissimo di quanto sia pericoloso il monoteismo. Se per esempio noi prendiamo gli articoli e gli scritti di Socrate, no? Cioè Socrate scrive di Platone. Ora, cioè Platone scrive di Socrate. Ora a noi ci interessa poco stabilire se quegli scritti siano originali, idee originali di Socrate, o se invece siano idee di Platone che Platone attribuisce a Socrate. Cioè ci interessa abbastanza relativamente la faccenda. A noi ci interessa discutere il concetto, cioè ci interessa discutere il messaggio che esce dagli scritti di Platone. Non ci interessa stabilire la verità storica, se quegli scritti siano stati effettivamente di Socrate e riscritti in maniera corretta da Platone. Cioè analizziamo i concetti, e questo vale anche per gli scritti cristiani. Per noi pagani ce ne frega niente che sia esistito un povero deficiente descritto dai Vangeli, è sempre un povero deficiente, sia che fisicamente sia esistito sia che non sia esistito, perché uno che viene a dirti che non passerà quella generazione senza che lui verrà sulle nubi con grande potenza alla destra del Padre, mentre le stelle cadranno sulla terra e giudicherà e vi manderà fra fuoco e fiamme ad aver terrore e stridore di denti e tutte stemmenate, è un povero deficiente. Cioè non è che si può definirlo in maniera diversa, al di là che sia esistito o che non sia esistito. Che poi i cristiani pensino questo povero deficiente mentecato sia il figlio del Dio padrone che ha creato l'universo, è malattia mentale, cioè è roba da fuori di testa, è una malattia mentale che si può accettare soltanto nella misura in cui i cristiani se ne stanno nella Chiesa, ma non quando i cristiani la calano sulla società civile e pretendono di stuprare la società civile per sottomettere alle loro fanaticazioni demenziali. Questo non è accettabile assolutamente. Beh, sai, si parla moltissimo, quante volte nella storia della Chiesa, nella storia del cristianesimo si porta l'esempio della famiglia cristiana nella famiglia di Gesù. E poi qui ne hai introdotto un altro. Quanto vedete, a mio avviso la figura, la famiglia cristiana, quella del Gesù di Nazareth, di quel criminale di Nazareth, effettivamente è un po' particolare, perché notate, abbiamo un padre che non ci risulta che abbia nessun rapporto fisico con la moglie, abbiamo la moglie che se ne intende con qualcun altro, di conseguenza si porta dietro un figlio, e di conseguenza è una famiglia abbastanza anomala, in quanto rientra già in un triangolo, insomma, nel senso che parla del famoso padre putativo di Gesù, e se vogliamo di parlare di famiglia atipica, penso che la famiglia modello, la base della Chiesa, se poi voi pensate che anche la Chiesa si chiama la sposa di Cristo, ed effettivamente tutta la gerarchia è composta da sacerdoti, da uomini che hanno la prerogativa della castità o del voto di castità, di fuggire alla sessualità, cioè i modelli che si vengono a proporre, e poi dicono che il modello naturale è un altro, poi questo modello naturale poi non è mai esistito, e sappiamo che la definizione attuale della famiglia non è certo la famiglia cristiana, ma la famiglia del modello romano. Eppure stiamo assistendo a polemiche politiche, a governi che qualcuno dice cadono per una politica estera, e poi qualcun altro dice cadono perché si era affrontato il discorso di una famiglia alternativa. Sai, e quando si legge sui quotidiani, Vaticano soddisfatto sui dico, ora si spera del grande centro. Ma se voi pensate che i comici sono divertiti addirittura sulla storia dei dico, perché non è che fosse una proposta interessante per regolare l'esistenza delle persone, pensate che queste coppie di fatto vengono riconosciute tramite una raccomandata di uno verso l'altro. Cioè, di conseguenza, uno potrebbe anche dire a questo punto: mando una raccomandata a Razzi che faccio la coppia di fatto e poi. No, sai. Ma che significa chiaramente, pensate, due persone, anche dello stesso sesso,
che sono una coppia di fatto, che si devono comunicare il fatto che stanno assieme tramite una raccomandata. Se questo non rientra nella follia, se poi sai la guerra che hanno fatto sulle parole, sulla comunicazione disgiunta, congiunta, contestuale. Questo che cos'è? Questo bizantinismo significa chiaramente dire, ma se delle persone ammettono che fra loro esiste un legame, perché dobbiamo stare lì a fare i salti mortali sulle parole? Perché, sai, il discorso del contestuale. Eppure abbiamo purtroppo politici che seguono questo. D'altronde, sai, quando poi si dice che la Chiesa è un potere spirituale, vabbè, uno mi deve spiegare dove sta lo spirito e dove sta il corpo. E noi sappiamo che questo spirito, se c'è, è nel corpo ed è inscindibile dal corpo. E però dice, il fatto che chi si parla, la Chiesa Cattolica, dice fa noi parliamo per i principi. Poi quando leggiamo la soddisfazione Vaticano soddisfatto sui dico, ora si spera nel grande centro. Allora, cosa significa? Che la scusa di un valore alto, che poi non è alto ma è veramente un valore basso, dal mio punto di vista, significa essere soltanto per dare dominio alle persone. Cioè allora, gente che vota dei politici, che li delega a fare delle cose, e poi questi politici devono essere obbedienti a un'altra autorità. Dite se l'Italia è uno stato coloniale, per me è uno stato coloniale, dobbiamo riconoscere questo. Dice un articolo Politi, la sfida culturale è questa, evitare di ripiombare nel XXI secolo in guerre di partiti religiosi, ognuno dei quali brandisce in nome di Dio per richieste non negoziabili, laddove la politica è negoziato, anche compromesso tra diverse visioni del mondo. Ed è l'articolo di Politi, che sarebbe un po' da leggerlo un po' tutto quanto, ma più che altro per i cattolici, insomma. E noi stiamo, anche il discorso della famiglia, la famiglia che noi abbiamo oggi in Italia è la famiglia di tipo romano, solo che i romani avevano una famiglia funzionale alla società, non era un'indicazione degli dèi, cioè non era che gli dèi dicevano questa è la famiglia e tu devi fare quella famiglia. Il pater famiglia a Roma aveva anche delle funzioni giurisdizionali sui componenti della famiglia, e quando qualcuno sgarrava era lui che applicava le pene spesso, e qualche volta erano anche pene di morte, per cui la famiglia romana era una famiglia funzionale alla società romana, non era data dagli dèi, per cui chiunque poteva cambiarla mano a mano che le esigenze cambiassero. Naturalmente quella società era organizzata in quel modo perché quella era la comunicazione, il sistema. Sì, però non c'era mai, quando si era cambiare una legge, no, perché Zeus non vuole, è un'offesa a Zeus. Non esisteva proprio una cosa del genere. Anche lo stesso concetto, cioè nel senso era legato al cittadino, nel era senso, legato alle esigenze, cioè, se la città a questa abitudine, se nella città si manifesta questo turba l'ordine dello Stato, se non turba l'ordine dello Stato è consentito, si può fare, si può realizzare. Ma nelle società antiche gli dèi portavano la giustizia, ma non dicevano cosa gli uomini dovevano fare. Cioè il concetto di giustizia era un concetto che era lasciato agli uomini di applicarlo, cioè gli dèi indicano il fatto di dare regole, di dare leggi, ma non dicono quali leggi dare. Cioè le leggi appartengono agli uomini e vanno cambiate con gli uomini e con le loro esigenze. Non sono gli uomini che le cambiano, cioè esatto. È la città, è la comunità. Non è il Dio che determina, è solo col monoteismo, col cristianesimo, che è il Dio che determina i comportamenti dell'uomo. Dopodiché ti viene un Paolo di Tarso che è impotente sessualmente e fa della sua impotenza il modello all'interno della Chiesa Cattolica. Perché Paolo di Tarso è impotente, lo dichiara lui stesso, è un dono di Dio essere impotente. Per cui naturalmente come impotente dà la guerra a tutti quelli che hanno pulsioni sessuali e stabilisce regole e guerra vera, perché ammazza persone, brucia persone, proprio per controllare le pulsioni sessuali delle persone. Storicamente questo non è mai avvenuto. E il fatto che i 12 apostoli sono tutti uomini, ha ragione Augias quando dice là c'è omosessualità. Veramente qualcuno aveva già detto che c'è spermatofagia nella Chiesa. D'altronde sai, il fatto che Gesù, che non è mai esistito, ma se stiamo alle leggi ebraiche, uno che arriva a 30 anni non è sposato, sicuramente non è tanto da matrimonio. Non è, come si vede, una volta non è un buon partito, ma non è un buon partito non perché non abbia soldi, ma perché probabilmente ha qualche problematica di tipo fisico, di tipo sessuale, che gli impedisce di essere sposato. E questo in una società ebraica in cui
tutti devono sposarsi molto presto, in cui era fondamentale avere i figli. Pensare che esista un individuo che arriva a 30 anni, probabilmente esiste uno squilibrio tale che gli impedisce qualcosa. Va bene, è un racconto, però questo dimostra anche come si sia costruito sulla società ebraica un racconto di un personaggio mai esistito, perché se fosse esistito ci dovrebbero aver dovuto spiegare il motivo per cui non era spiegato. D'altronde, essendo tutti quanti i Vangeli inventati in ambiti esterni al discorso giudaico cristiano, cioè al discorso giudaico, questo particolare veniva sottaciuto, perché nella società romana non era certo un problema se uno era sposato o non era sposato, se si sposava tardi o se faceva altre cose. E questo significa chiaramente che alcuni particolari che non vanno a collimare con la società ebraica derivano dal fatto che questi Vangeli non sono contemporanei a questo presunto Gesù, ma sono opere di invenzioni, di propaganda, di controllo, di menzogne. D'altronde, il fatto stesso della volontà di fraintendere le cose l'abbiamo da quell'antichità adesso, perché quando il signor Ratzinger dice fa no alla ricerca del figlio perfetto, qualcuno gli ha risposto, Flaminio gli ha risposto, fa cerchiamo solo bambini normali, senza malattie, non senza difetti. Cioè, ma significa che i genitori dovrebbero essere contenti di avere dei figli sofferenti o deformati? Quando si può impedire questo? Perché posso capire. Ratzinger gli piace far soffrire, sì, le persone, è un sadico, come tutti i cattolici del resto, è un, cioè, assassino. Ma poniamoci nell'ottica dei genitori che possono, perché se non possono, la sfortuna della vita, le circostanze, tutto il resto, ma che sono nella possibilità di avere un figlio che non sia costretto a soffrire, avere un danno fisico. E noi dobbiamo rinunciare a questo perché? Quale legge, quale valore, quale significato ha se tu puoi non creare un danno, se tu puoi creare della felicità di una persona, se puoi concepire una persona che sia normale, non che sia un genio, che sia un qualcos'altro, non che non abbia malattie o che non corra rischi, perché questo sappiamo che è impossibile, perché finché noi avremo questa biologia, per quanti esperimenti si faranno, a meno che non cambiamo biologia, ma finché avremo questa biologia queste cose non saranno possibili. Allora, se la scienza medica permette di non avere bambini che soffriranno e genitori che soffriranno per tutta la loro vita, per un bambino che è deforme, che è malato, perché impedirlo? E perché qualcuno disse questa è una parola tassativa, obbligatoria, perché il signor Ratzinger non lo dice, tanto dice io non sono sposato, non ho figli, perciò è un problema vostro. Ma quando si fa un invito ai politici di applicare queste leggi, di imporre queste leggi, questi principi, c'è da preoccuparsi. Le cose sono due: o Ratzinger è un capo di Stato straniero e allora gli si deve impedire di interferire negli affari interni italiani, o Ratzinger è il capo dei cattolici e allora va attaccato e condannato perché sta tentando di applicare in Italia leggi relative alla monarchia assoluta, per cui sta tentando di disarticolare le istituzioni di questo paese. Dobbiamo scegliere come considerare questo personaggio. Per me è solo un terrorista. Sì, infatti, ma è qualcosa di pericoloso proprio perché di fronte a cittadini che scelgono liberamente, come prassi vorrebbe, che sono sovrani e detentori del loro potere e delle scelte che fanno, di poter fare un qualcosa, un qualcuno che non si sa in base a quale potere, perché non è un potere né conquistato, né scelto, né accettato, né condiviso, impone delle sofferenze, perché il problema è sempre questo, perché uno potrebbe dire non si commette omicidio, ma qui quando si dice ai medici dovete rifiutarvi anche di cercare di impedire che i bambini nascano malati, siamo di fronte a una distruzione del presente, siamo di fronte a una situazione in cui le persone sono portate alla sofferenza. Perché pensate al fatto dei genitori che vanno a trovarsi in conflitto esistenziale del fatto di scegliere tra un bambino malato e un bambino sano, ma non per qualche motivo, perché un qualcuno che dice di rappresentare un Dio glielo dice. E allora sicuramente è diseducativo che ci siano presenti nelle scuole insegnanti di religione, perché io ho letto da qualche parte che un insegnante di religione, per convincere della pericolosità del diavolo, avrebbe portato a proiettare nelle scuole l'esorcista, il film L'Esorcista, per documentare le sue tesi. E di fronte a quello che potremmo chiamare, allora si crea il problema di qualche violenza, si crea il problema della nudità in televisione, di vietare i film a 14 anni,
e un insegnante di religione è libero di terrorizzare i bambini portando un film di fantasia per dimostrare che la sua tesi di un diavolo che fa la possessione è vera. Se fosse stata una persona che avrebbe creato un culto di Gesù verso i bambini, fosse stato un insegnante laico, giustamente sarebbe stato richiamato. Eppure sì, questo non è avvenuto. Un insegnante laico porta un film porno per far vedere ai ragazzi come si fa l'amore, come si usa un preservativo, sarebbe stato censurato. O licenziato in tronco. Sai quanti genitori cattolici avrebbero protestato? Eppure, di fronte a questa notizia che io mi è stata riportata, non ho fatto tempo di approfondire, cioè, ma perché? E soprattutto per creare terrore, perché... Il film L'Esorcista non ha lo scopo di essere educativo, non è neanche un film storico. No, è un film fantasy, un fantasy thrilling, basta. Niente, io ho qui un paio di dati, che, tanto per dimostrare perché Ratzinger è un terrorista, ed è dalla Repubblica del 22 febbraio 2007, violenza sulle donne, il nemico in casa. Il rapporto Istat per il Ministero delle Pari Opportunità, quasi il doppio dei casi di molestie a sfondo sessuale. Le aggredite sono quasi 7 milioni, per il 70% il colpevole è il partner. Cioè praticamente la famiglia cristiana, la famiglia come la vede Ratzinger, fa violenza su 7 milioni di persone. Provate un po' a calcolare se qualcuno sparasse a 7 milioni di donne nelle gambe, se non sarebbe terrorismo. Però si può fare violenza alle donne, non lo si considera un atto di terrorismo. Si pretende che la situazione che crea atti di terrorismo non sia modificabile. E lo si pretende come capo di Stato straniero, cioè interferendo nell'attività dello Stato italiano, come capo della Chiesa Cattolica per ripristinare lo Stato monarchico, per cui con finalità di avversione dell'ordine democratico. Cioè questo è terrorismo, ed è il terrorismo più violento che ci sia. In Italia 14 milioni di donne vittime di violenza, un'indagine Istat commissionata al Ministero Pari Opportunità. 6 milioni 700 mila i casi di violenza fisica o sessuale, 3 milioni 961 mila di violenze fisiche, 5 milioni di violenze sessuali, 6 milioni e 92 mila di violenze psicologica sul partner. Non è denunciato il 96% delle violenze da un non partner, il 93% delle violenze da un partner, e non è denunciato il 91,6% di violenze da stupro. Cioè questa è la famiglia che piace tanto a Ratzinger, cioè un vero e proprio campo di concentramento, campo di sterminio, dove i rapporti sono buoni o non sono buoni in virtù delle decisioni del più forte. Pronto? Ciao Ilaria, sei in diretta. Sono già in diretta? Sì. Bene, allora ciao intanto, sono contenta. E beh, io chiamo perché volevo raccontarvi della tradizione del Vater Marso che abbiamo interpretato questa mattina. Allora, Radio Vicina. No. Perfetto, vai tranquillo. Allora posso parlare. Niente, questa mattina erano le 6:45, ci siamo trovati sul Prato delle Fiorine del Monte della Madonna, eravamo i soliti quattro amici, però la cosa importante è che questa tradizione comunque sia stata portata avanti. È una tradizione che a me personalmente è stata raccontata da una signora che è nata sul Monte Venda e che l'ha portata sempre avanti con la sua famiglia, che viene da proprio le tradizioni popolari venete. Cos'è il senso di tutto questo? È svegliare la natura. Loro non avevano consapevolezza di questo, però comunque sono stati portati avanti dei gesti molto importanti, quali ad esempio le donne uscivano di casa dando le spalle al mondo esterno, e questa è stata poi tradotta dai vari passaggi culturali come una cosa che i primi raggi del sole del primo marzo avrebbero fatto diventare nera la pelle, e come sappiamo i criteri di bellezza del secolo scorso erano ovviamente diversi, quindi la pelle era bella quando era bianca e una pelle scura era, diciamo, sintomo di essere una persona di campagna, essere legati comunque alla terra, e quindi non rendeva, diciamo, troppo chiaro la classe sociale a cui si apparteneva. Poi vi ricordo che la campagna del Veneto fino al 1980 comunque era ancora sotto latifondo, per cui definirsi contadini era sostanzialmente definirsi servi e schiavi in un certo senso, di poco distanza da questo, perché c'era ancora il concetto del paron che decideva di tutto all'interno della casa
che era in mezzo a Dria. Comunque, chiusa questa parentesi, gli uomini nel frattempo uscivano anche loro di casa, sempre dando le spalle all'esterno, però si ritiravano subito e andavano a fare dei fuochi sulle rive o dei canali principali, comunque al confine con l'acqua, o le rive che andavano verso quelli che vengono chiamati i calti, che sono quei torrenti spontanei che ci sono sui colli. E questi fuochi erano fatti con il legno del salgaro, cioè dei salici rossi, e dei caici, che sono il risultato della potatura per tirar fuori il callo che avrebbe fatto la vite quell'anno. Tutto il resto di questo legno, che era anche molto umido se volete, veniva usato per fare questi fuochi, anche un po' fumosi. E mentre si facevano questi fuochi, mentre questi ardevano, per cui questa atmosfera, immaginate, all'alba del primo marzo, per cui ancora un ambiente coperto di neve, perché ricordiamoci che fino a 10-15 anni fa la neve durava fino a Pasqua, e un ambiente davvero magico, quello dei colli ugani o anche delle campagne, in più questi fumi grigi che ne uscivano a questi fuochi, le persone si mettevano a piedi scalzi, usando, come si suol dire in Veneto, querci e bandoni, sia coperchi e bidoni, che percuotevano con delle cose di legno, dei bastoni, ma spesso c'era il binomio, e questo è stato molto interessante come scoperta, del bidone e del manico della scopa. Questa è una tradizione che ovviamente viene portata avanti in modo inconscio, però se si vanno a cercare i simbolismi in questo si trovano davvero tanti di molto interessanti. Veniva fatta questa musica, questa cacofonia, che veniva poi portata attraverso tutto il perimetro del campo, e fino a che delle volte questi gruppi di musicisti si trovavano all'interno delle vie del paese e poi suonavano tutti assieme, per poi trovarsi in un punto che era stabilito dove si faceva colazione con il binomio del classico vin, schissotto e sado, che sarebbe il vino, una pagnotta casareccia fatta con il latte, e anche qui i simbolismi non si sprecano, e ovviamente il sado, il salame, cioè la carne di maiale. Questo tutto è molto importante perché questa festa si colloca perfettamente a metà tra quelli che nelle tradizioni chiamiamo celtiche possono essere definiti i festeggiamenti di Imbolc, e nelle tradizioni più mediterranee invece sono i festeggiamenti dell'equinozio di primavera. Quindi è molto interessante come anche i nostri antichi abbiano avuto una loro interpretazione di questi simboli, e poi magari negli spostamenti dei vari calendari nei secoli e nel corso dei secoli siamo arrivati a un festeggiamento così caratteristico come quello del primo marzo. Ci siete ancora? Ciao, tutti ascoltandoci. È stato molto bello questa mattina, voglio descrivervi questa immagine che ci ha lasciato senza fiato. E c'è un tratto di una poesia irlandese che parla degli uccelli di Rhiannon, dove quando una persona passa agli altri mondi ha la possibilità di ascoltare questa musica incredibile fatta all'unisono di tutti i tipi di uccelli possibili e immaginabili. E questa musica ti rapisce, ti guida e addirittura fa passare il tempo in maniera tale che tu magari stai delle ere in questi altri mondi e non ti rendi conto che nella tua epoca magari saresti già morto 3-4 volte. La sensazione è stata quella, siamo saliti verso il Monte della Madonna, non c'era quasi nessuno, il prato era splendido, coperto di questa erbetta giovane rivestita di goccioline di rugiada, e c'era questo concerto, perfino i picchi, che erano davvero, era tanto che io non li sentivo, e poi verso est, con il profilo dei monti che qui vengono chiamate le gigantesse addormentate, perché i colli ugani hanno queste forme molto femminili, molto arrotondate, e c'è stata l'alba, un'alba velata, però dalla luce bianca, proprio dorata. Questa è stata una soddisfazione incredibile, perché al famoso urlo tradizionale del sveglia, sveglia, abbiamo anche noi suonato i nostri strumenti, tamburi, campanelli, legnetti, quello che ci eravamo portati, e quando il sole è sorto l'abbiamo ringraziato e ci siamo fatti gli auguri per una buona, ottima stagione del sole. E questo è quanto. Francesco, mi senti o sei solo al telefono? Ti sento anche così, parla. Sì. Beh, comunque è riuscito perfettamente, anche se ho cambiato l'ultimo momento, l'importante
e che queste ritualità vengano portate avanti, divengano data una profondità non solo folcloristica o di rievocazione, ma con un collegamento con un qualcosa di storico, un qualcosa che però serve anche nel nostro presente, per la nostra esistenza, per il nostro cuore. Ne sono pienamente convinta e infatti l'idea è quella di passare dalle celebrazioni private, come abbiamo fatto, o familiari, come sono state fatte sempre in questi anni, ad una cosa pubblica che però non perda il suo carattere sacro. Non a caso non rinunceremo da adesso in poi all'orario, che ovviamente alle 6:15 di mattina è un po' proibitivo per molte persone, perché è un minimo sforzo, è un minimo pagamento di quello che può essere un significato più profondo. Ovviamente immaginatevi anche il fatto che la mattina c'è meno traffico, c'è meno gente, abbiamo dei ritmi mentali anche totalmente diversi. Sai, l'ideale sarebbe pensare, dà una possibilità per approcciarsi al sacro. Ovviamente spiegazioni e studi più approfonditi vengono rimandati magari in un contesto successivo o addirittura a un contesto precedente, che negli anni prossimi avremo deciso di sperimentare con pubblico, intendo dire. Sì, beh, e che diresti? Io poi l'ho fatto molti anni fa, in un paio di occasioni, quella della veglia sacra, ti attirano come concetto? Sì, cioè, nel senso è ottimale e condivisibile. Sì, nel senso che c'è, che si attende o si accende un fuoco la sera prima e si aspetta l'arrivo del sole. Che Francesco vorrebbe accendere il fuoco la sera prima e aspettare l'arrivo del sole. Sì, sì, ho capito questo. L'unica cosa è che per quanto riguarda le tradizioni, questo non è stato riportato. È molto probabile che, facendo degli studi approfonditi, così come stiamo facendo, riusciremo anche a trovare da dove hanno origine questo tipo di ritualità. Fatto sta che adesso vi posso assicurare che, facendo un'indagine così a rigore di parenti e anziani del luogo, abbiamo fatto uno scavo su quelli che sono gli esseri che venivano venerati in questo momento. Questo è già stato un grande successo da parte nostra. Beh, questo è un buon risultato. Raccontare le storie dei Martorei o dei Salvanei o anche su delle anguane, proprio per essere... E le anguane, però le anguane sono più diffuse nel Vicentino, abbiamo scoperto, a parte la zona delle fonti come la Casara o Fonte Regina, ma insomma bisognerebbe conoscere un po' le zone e sarà un piacere magari in futuro raccontarvi qualcos'altro. Perfetto. Bene. Qualcos'altro? Dimmi, Ilaria, qualcos'altro. Qualcos'altro. No, chiedo scusa un attimo. No, qualcosa che vi voglio dire è questo. Non voglio usare delle parole esagerate, ma questo io lo chiamo servizio alla terra. Personalmente trovo un grande senso di equilibrio nel comunicare ad un livello, anche se volete molto semplice ed elementare, quanto queste tradizioni siano profonde e radicate, e quanti viaggi all'interno ci sono, come corsi e ricorsi della storia e delle storie delle persone. Quindi, se questo evento apparentemente può avere una rappresentazione anche molto semplice, perché tutto sommato quello che vi ho raccontato è più o meno quello che si è fatto, in realtà il bello sarà negli anni far crescere delle persone comuni, tra virgolette, come il panettiere di Vaux o il macellaio di Brescia, all'interno di questa idea, dove tutto sia, tra virgolette, normale, nel senso... Sì, ma deve essere normale, guarda che deve essere normale, cioè guai se non c'è... Il fatto anche di fare riti pubblici, abbiamo visto che le cose diventano sempre più normali. Se invece ti nascondi o ci si nasconde, le cose diventano sempre più morbose, più oscure, capisci? No, sì, infatti, va bene. Proprio questo che voglio dire, solo che richiede dei passaggi successivi e dell'esperienza, no? È come prendere in mano una bicicletta e non ci si va tanto tempo, più o meno ci si ricorda come si fa. Sì. Magari non si sa bene che direzione si va, però. Beh, noi abbiamo visto i passaggi in mezzo al fuoco, per esempio le persone hanno preso una confidenza col fuoco, che se un giorno fossero in mezzo a un incendio saprebbero come muoversi. Cioè, per noi è importante, insomma. Lo condivido davvero io. Non indifferente. Bene, Ilaria. Sono felice, ragazzi. Ci vediamo, una cosa che voglio ricordare, se mi concedete, è questa.
intanto c'è uno spazio per trovarsi, che è quello del Pagamut, il secondo giovedì del mese, so che voi lo dite. Francesco ne ha già parlato, sì. Ecco, fantastico, e quindi aspettiamo tutti quelli che magari non sono ancora venuti e hanno voglia di conoscere tante realtà di questo paganesimo. E poi un'altra cosa affascinante, davvero affascinante, è che ci sono persone che, travestite da persone normali, non uccidono bambini, animaletti o cose. Ecco, questo è un peccato. Vivono la loro spiritualità. Quindi porto anche quelli che... C'è un'altra cosa eccezionale, che il 24 marzo ci sarà il rito dell'equinozio di primavera presso il Bosco Sacro. Ecco, bene. Questo è un annuncio, non so se si è capito, ma Claudio voleva che partecipassi. Voglio che tutti partecipino, però so che gli impegni sono tanti per tutti. Infatti. Bene, Claudio, ti ringrazio ancora. Ciao, Ilaria. Ciao, ragazzi. Abbiamo sentito anche questo. Sì, perché era appunto visto che cioè, questa è una tradizione importante che si ricollega moltissimo alla cultura, alla tradizione veneta. Moltissime persone hanno un retaggio di questi rituali intorno al fuoco. Ricordiamoci sempre... E proprio cioè, soltanto la tradizione anche dei vari di Arrogo e Leoni bene e dopo insomma come vedete ciao.